Un caro saluto a tutti i nostri Radio Web ascoltatori da parte di Luigi Pasculli. Il day after Real Madrid-Roma probabilmente è ancora più pesante rispetto alla serata di ieri per tutta una serie di stralci polemici che ci accompagnano. Naturalmente c'è da sottolineare come la sconfitta in casa degli ultimi tre vincitori dell'edizione della Champions League potesse essere tranquillamente preventivabile. Certo è che nello spirito dei tifosi della Roma, ma anche in quello dei calciatori stessi, c'era probabilmente troppa arrendevolezza e poi in campo ce ne siamo resi effettivamente conto. Nei primi 8 minuti due grandissime occasioni da gol per il Real Madrid, prima un diagonale di Bale finito di poco a lato e poi una grande parata di Olsen, autore tra l'altro negli altri 80 e passa minuti di parate altrettanto importanti che hanno evitato un risultato decisamente più pesante. Il Real Madrid è riuscito a trovare il gol solamente alla fine del primo tempo con una punizione pennellata di Isco, naturalmente il colpo del campione, ma insomma diciamo che da un certo punto di vista nella prima frazione di gioco il Real Madrid avrebbe sicuramente meritato il vantaggio, bisogna essere onesti. Una Roma scesa in campo, dicevamo, troppo arrendevole, che pur ha avuto a disposizione tre contropiedi importanti, uno 4 contro 2, uno 4 contro 3, l'altro in parità numerica 4 contro 4, ma in tutte e tre le occasioni sono state sbagliate poi le scelte finali che potevano portare in porta. Questo a testimonianza di un ambiente poco sereno. Regna infatti la confusione anche nella testa del mister, visto che ieri c'è stato, è vero, l'esordio di Zaniolo, ma un rimescolamento tattico all'interno della partita più di una volta. Si è partiti con un 4-5-1 molto accorto, con De Rossi perno ai suoi lati Nzonzi e lo stesso Zaniolo e Hunder ed Shaarawy molto bassi. Successivamente si è passati a una sorta di 4-2-3-1 alzando Zaniolo. La sostanza non è cambiata, il ragazzo ha fatto una partita sufficiente, ma chiaramente non poteva esserci esordio peggiore dal punto di vista degli avversari, per questo ragazzo di scuola Inter che aveva di fronte Casemiro, Kroos e Modric. Quindi, dicevamo, poi nel secondo tempo il Real Madrid è riuscito a trovare il secondo gol e poi a 3-4 minuti dalla fine con una grande destro da fuori area da parte di Mariano Diaz ha chiuso definitivamente i giochi sul 3-0. Quello che ci allarma non è tanto il risultato, visto che poi nell'altra partita del girone Viktoria Plzen e Spartak e CSKA di Mosca hanno pareggiato per 2-2 ed è un buon risultato. Quanto la confusione, giusto appunto, che regna all'interno di Trigoria, nella mente del mister e dei calciatori. L'anno scorso probabilmente avremmo perso la partita di Madrid, ma non ci sarebbe stato lo stesso spirito arrendevole. Oggi invece ci troviamo a commentare una sconfitta più o meno pesante subita in trasferta contro, è vero, gli ultimi tre vincitori della Champions, ma siamo quasi sollevati del fatto che la Roma abbia preso solamente 3 gol. Questo sta a testimoniare il fatto che non sono state mantenute le aspettative e le prospettive di una squadra che lo scorso anno arrivò in semifinale di Champions League. E non è una bella considerazione quella che sto facendo purtroppo, ma tant'è. È inutile negare che la Roma negli uomini si è indebolita, ha grandissime difficoltà in questo inizio di stagione sia a livello tattico ma soprattutto a livello mentale. L'abbiamo visto nella partita di domenica contro il Chievo in vantaggio di 2-0. Si prende un gol più o meno casuale con Birsa che tira fuori dal cilindro la classica rete della domenica, ma la Roma in quel momento invece che continuare la sua partita subisce mentalmente il Chievo e a pochi minuti dal termine subisce effettivamente anche il gol del 2-2. Uno degli inizi peggiori in campionato, in Champions League, questa sconfitta ci poteva anche stare, ma bisogna assolutamente rialzare la testa perché ora ci aspetta la trasferta di Bologna
contro i rossoblù di Pippo Inzaghi in grande crisi, quindi sarà un'ultima spiaggia per entrambe le squadre, l'ha sottolineato anche ieri De Rossi nell'intervista post partita. La Roma non può non fare i 3 punti a Bologna contro una squadra così in crisi. Non uscire dall'ara con il bottino pieno vorrebbe dire probabilmente entrare in crisi, proprio perché la classifica già è deficitaria di suo, con i 5 punti che ci vedono già a 7 dalla Juventus e a 4 dal Napoli, però bisogna assolutamente rialzare la testa. Quello che ci preoccupa, dicevamo, non è tanto il risultato di Madrid o alcuni dei risultati in campionato, quanto la fragilità con cui questa squadra scende in campo. Alcuni uomini sono assolutamente irriconoscibili e purtroppo questi uomini sono proprio quelli che l'anno scorso hanno tirato la carretta per gran parte della stagione. Possiamo fare tranquillamente dei nomi, riferimento a quasi tutta la difesa, quindi Fazio, Manolas, ma soprattutto Kolarov, autore di un inizio di stagione a dir poco orripilante. Non può essere questo il Kolarov che abbiamo ammirato soprattutto nel girone di andata della scorsa stagione. A centrocampo Nzonzi ancora deve prendere le redini del gioco, si vede che è un calciatore importante, ma in questo momento, soprattutto in considerazione di una condizione fisica approssimativa, ma anche di un sistema di gioco in cui ancora non riesce a trovare la giusta collocazione, non riesce ad esprimersi al pieno delle proprie potenzialità. Ieri gli unici giocatori ampiamente sopra la sufficienza sono stati due, Olsen e Daniele De Rossi, che comunque da sempre l'anima in campo, riesce a uscire ogni volta dopo aver giocato 90 minuti al di sopra delle proprie possibilità. Alcuni giocatori in questo momento giocano un po' con sufficienza, possiamo dire di Under. Dzeko in questo inizio di stagione ha alternato grandi prestazioni come quella contro il Torino a prestazioni opache o addirittura anonime. C'è bisogno del miglior Perotti, c'è bisogno soprattutto di vedere all'opera un po' più spesso quel Kluivert che ieri è andato in tribuna un po' inspiegabilmente e che invece sarebbe potuto essere un'arma importante. Quindi bisogna ricompattarsi assolutamente, perché la stagione è ancora lunga. Sappiamo benissimo, ahimè, che questa non potrà essere una stagione di grandi successi, non si punterà allo scudetto, ma Manolas in un'intervista lo ha sottolineato, come la Roma comunque dovrà ambire al quarto posto. Ma ambire al quarto posto non vuol dire avere un alibi per giocare delle partite sottotono e quindi fare non dare il 100% ma sempre qualcosa di meno. Bisogna scendere in campo sempre vogliosi, determinati. Cosa che in questo inizio di stagione purtroppo non abbiamo visto sempre. Sicuramente le situazioni legate al calciomercato hanno influito, perché in questa squadra manca un po' di personalità dopo le partenze di Alisson e soprattutto Strootman e Nainggolan, però ripeto, non ci devono essere assolutamente alibi per questo tipo di situazione. La Roma deve giocare sempre al 100%. Il tifoso vuole assolutamente che gli 11, 12, 13 o 14 calciatori che scendano in campo sudino completamente la maglietta, diano tutto all'interno del rettangolo di gioco. Probabilmente invece in questo inizio di stagione qualcosa sotto questo punto di vista è effettivamente mancato. Trasferta di Bologna, ripetiamo, difficile. In Champions invece ci aspetteranno 2 partite in casa, la prima contro il Victoria Pilsen il 2 di ottobre, successivamente contro la CSKA di Mosca. È inutile insomma dire che ci aspettiamo 6 punti per rimettere il girone in un certo modo, perché non fare 6 punti in queste 2 partite in casa vorrebbe dire complicare maledettamente il passaggio al turno, ma non ci voglio neanche pensare. Come si dice, step by step, passo dopo passo. Quindi tra 3 giorni questa trasferta alle ore 15 al Dall'Ara di Bologna, da cui speriamo seriamente, sinceramente, di uscirne con i 3 punti. E poi, piano piano, ricordiamo che poi c'è l'infrasettimanale, c'è un Roma-Frosinone che ci invoglia. Anche qui, insomma, speriamo nei 6 punti, perché poi la domenica successiva arriva, e non è proprio il momento adatto, un derby in cui un risultato può effettivamente cambiare l'indirizzo di una stagione mai come questa volta, proprio perché la Roma deve imparare dalle sue fragilità e deve uscire fuori da questo momento. Il derby può essere effettivamente il crocevia di questa stagione, ce lo auguriamo tutti.
Detto questo, auguro a tutti i nostri Radio Web ascoltatori un buon proseguimento di giornata. A risentirci nei prossimi giorni da parte di Luigi Pasculli.